Era una fredda e tempestosa notte autunnale quando un gruppo di amici decise di avventurarsi nel bosco antico, un luogo cupo e avvolto da un'atmosfera sinistra. Si raccontava che in quel bosco si nascondesse una terribile creatura, conosciuta come il mostro del bosco antico. I cinque amici. Tim, Sara, Mark, Lisa e John erano affascinati dalle storie che circolavano su quella creatura. Nonostante i moniti della popolazione locale che sconsigliava di avventurarsi in quella zona, la loro curiosità era troppo forte. Era come se qualcosa li spingesse a scoprire se le leggende fossero vere o solo frutto di fantasia. Armatisi con lanterne, telecamere e un po' di coraggio, i giovani si addentrarono nell'intreccio degli alberi secolari. Il silenzio era palpabile e solo le loro voci riempivano l'aria gelida. Ogni tanto si fermavano, assicurandosi di non essere seguiti, ma l'unico rumore che sentivano era quello del vento che sibilava attraverso il folto fogliame. Dopo un po', un improvviso sussurro echeggiò nel bosco. I cinque amici si voltarono di scatto, ma non videro nulla. Pensarono che potesse essere solo il vento a giocare loro un brutto scherzo. Continuarono ad avanzare, ma presto notarono che il paesaggio iniziava a cambiare. Gli alberi erano sempre più spogli e il terreno diventava sempre più scivoloso. All'improvviso, una delle telecamere iniziò a fare strani rumori, come se rilevasse qualcosa di misterioso. I cinque amici si accorsero che stavano camminando lungo un sentiero che non conoscevano, precipitandoli ancora di più nel disorientamento. Dal buio emerse allora un sinistro craco. Si girarono di nuovo e questa volta incontrarono lo sguardo spaventoso del mostro. Era una creatura enorme e terrificante, con una pelle ronzastra e squame lucenti. Aveva occhi gialli e luminosi che li fissavano intensamente. Il mostro era alto come un albero e possedeva artigli affilati come lame. I cinque amici iniziarono a scappare, urlando terrorizzati. Ma il mostro si dimostrò molto più veloce e astuto di quanto potessero immaginare. Cominciò a inseguirli avido di carne fresca. Tim scivolò. Cadde a terra e nel giro di un attimo venne afferrato da una delle zampe del mostro. Gridò di dolore e poi sparì nel buio del bosco. Sara, Mark, Lisa e John continuarono a correre, terrorizzati e disperati. Ma il mostro sembrava essere ovunque. Lisa inciampò e cadde a sua volta. E il mostro la raggiunse senza pietà. Sara, Mark e John si rifugiarono dietro un grande albero, cercando di alleviare la propria paura. Il mostro era ancora lì, osservandoli con i suoi occhi gialli e brillanti. Le loro vene gelarono nel vedere Tim e Lisa trasformati in orribili creature, sottoposte al volere del mostro. Il mostro si avvicinò lentamente a loro, pronto ad assaporare il loro terrore. Ma in quel momento, tra fronde secche e foglie che gorgogliavano, una figura misteriosa apparve dal nulla. Era un anziano uomo, con lunga barba bianca e occhi lucenti. Lentamente. Ma con fermezza, l'anziano pronunciò incantesimi in una lingua antica e il mostro iniziò a debilitarsi. Con un'ultima urla di dolore, la creatura scomparve tra le ombre del bosco. L'anziano si avvicinò ai tre superstiti e disse: "State lontani dal bosco antico. Qui regnano solo tenebre e terrore." Sara, Mark e John annuirono e, ringraziando l'anziano per averli salvati, nel buio della notte corsero via a gambe levate, così lontano dal bosco antico come potevano. Da quel giorno, avrebbero tenuto a mente l'avvertimento, promettendo a se stessi di non avvicinarsi mai più a quel luogo maledetto.